La prima giornata di giovedì del campionato di eccellenza è tutto pronto per Città di Avellino Lions Mons Militum Montemiletto. Si consulta con i propri assistenti, Guarnieri, il suo fischio, comincia la partita. Si apre sulla sinistra Arcello, a puntare la rigore del biancoverde. Ancora Arcello, il cross nel rigore direttamente tra le braccia di Parisi. Si alza il pressing del Montemiletto, rischia il Città di Avellino il disimpegno. Alla fine guadagna palla Sperandeo, il pallone dentro. Tiro cross che attraverso tutta l'area di rigore, l'area piccola, brivide nell'area di rigore della Città di Avellino. Di sinistro verso Capodilupo che non trova il pallone ma alle sue spalle si fionda sulla sfera. Duilio Evangelista, l'imbucata per l'inserimento di Scoglia, Miglio, esce Cesarano, tocca il pallone ma si è alzata anche la bandierina del primo assistente. Bella incursione. Moccia chiuso da due avversari, perde palla sul pressing di Luzzi che tocca corto e bene verso Cuccinino che può avanzare, tinta la conclusione a distanza, Cuccinino, conclusione centrale tra le braccia di Cesarano al 21esimo. Pressing in zona attacco la squadra di Contaldo, quello dentro dalle parti di Napolitano, il suo controllo, il cross in rigore, il colpo di testa, pallone che si spegne lontano dalla porta di Parisi, ci ha provato di testa Moccia. Insiste Coppola per i biancoverdi, la chiusura di Arcello che deve liberarsi della pressione del numero 2. Attenzione a questo pallone che viene raccolto da Evangelista, in rigore, tiro di Evangelista con il pallone che sibra di poco al lato, non ci è arrivato Capodilupo. La rincorsa di Vigorito. Batte Vigorito, conclusione a giro con la presa di Parisi che ha capito in anticipo la conclusione non forte del centrale biancoceleste al 38esimo. Secondo tempo di Città di Avellino Lions Mons Militum Montemiletto 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Si fa vedere al limite Duilio Evangelista, ancora Evangelista, il pallone dentro per Luzzi, ancora Luzzi, tiro di Luzzi centrale tra le braccia di Cesarano. Si lotta sulla tre quarti campo del Montemiletto, occhio al cross di Arcello, la rigore, colpo di testa e la palla in rete, il gol del Montemiletto. Il gol è di Gaston Grande, quindi Gaston Grande, quindi subito va appena entrato, subito appena entrato. Un minuto, quindi gol di Grande e non di Sperandeo per il vantaggio del Montemiletto. Ci scusiamo naturalmente, ma la nostra postazione in mischia era difficile capire con la rete davanti chi avesse segnato, perché c'erano due giocatori del Montemiletto pronti a colpire di testa. Avevamo avuto l'impressione che avesse segnato Sperandeo, poi abbiamo chiesto a un tesserato del Montemiletto, ci ha dato l'informazione che abbia segnato Grande. Sta di fatto che ora un 4-2-3-1 massimo, sì. Diciamo a questo punto con Apollo trequartista e Da Silva fermato sulla sinistra. Rapolo che si vola sulla sinistra, converge Rapolo, il tiro di Rapolo tra le braccia di Cesarano, nessun problema per numero 1 del Montemiletto. Da Silva di prima per Scogliamiglio, si distende sulla fascia sinistra il numero 3 del Città di Avellino, il suo cross con il pallone deviato e si spegne tra le braccia di Cesarano. Ancora Arcello, ancora Arcello, il tiro di Arcello, palla che si perde di poco al lato, ha cercato il gol alla della domenica Arcello con il tiro a giro che non ha trovato lo specchio della porta. Ancora Canavese, Attanasio, entra in rigore, Attanasio, tiro di Attanasio con la parata a terra da parte di Parisi. La munizione di 5, palla a giro con la sfera che si sibila di poco al lato. Tutti dentro a saltare per la squadra di Iannuzzi. Calcio sul primo palo, il colpo di testa, la rete, il gol della Città di Avellino con il numero 15 Bernardo. Non ci è arrivato Cesarano sul secondo palo, in anticipo su tutti. È arrivato Bernardo che a volo ha pareggiato per il Città di Avellino. Calcio d'angolo radente di Luigi 5, parabola che ha ingannato Cesarano. Il pallone si è impennato, non è arrivato nessuno di testa per il Montemiletto sul secondo palo. Al volo Bernardo, il numero 15. Chiede calma dalla panchina Iannuzzi. Arriva ora il triplice fischio di chiusura di Guarnieri. Finisce 1-1 tra Città di Avellino Lions, Mons Militum Montemiletto. Il match della prima giornata del giovedì del campionato di eccellenza al vantaggio di Gaston Grande per gli ospiti, ha replicato proprio al 93esimo sui titoli di coda Bernardo che in mischia di volley ha trafitto Cesarone, ha regalato l'1-1 quasi disperato alla compagine di Iannuzzi che però nel finale ci ha messo il cuore oltre l'ostacolo per arrivare al pareggio.
che sembrava davvero cosa quasi impossibile rispetto a quello che si era stato prodotto nel secondo tempo, soprattutto con il Montepiletto che si sembrava in grado di gestire il vantaggio.